Incontriamo Federica Seganti, assessore alle attività produttive del Friuli Venezia Giulia. Allora, parliamo un po' della rete, di cosa la regione sta facendo per gli imprenditori. Noi stiamo facendo tutto quello che possiamo per gli imprenditori del Friuli Venezia Giulia, per le nostre imprese, ma anche per tanti imprenditori che volessero venire in Friuli Venezia Giulia ad investire. Stiamo puntando su alcuni elementi molto importanti, quello dell'innovazione, legato ovviamente anche all'internazionalizzazione, quindi all'esportazione dei nostri prodotti e dei nostri servizi, perché sono elementi fondamentali per non solo vincere la competizione globale, quello dell'innovazione, ma anche la sopravvivenza delle imprese passa ormai attraverso l'esportazione di quello che viene prodotto in Italia. L'altro elemento importante è quello dell'accesso al credito. Sosteniamo attraverso fondi di rotazione, attraverso la banca del medio credito del Friuli Venezia Giulia, attraverso la nostra finanziaria regionale, le varie componenti di accesso al credito e di finanziamento, e quindi dal finanziamento a breve termine anche attraverso garanzie contro garanzie, a quello che è l'elemento dell'investimento, fino ad arrivare anche a quella che è la partecipazione nel capitale. Finanziamo un po' tutte le imprese in funzione delle dimensioni, ma ovviamente il nostro tessuto è prevalentemente la piccola e piccolissima impresa. Ecco, come è cambiato il vostro approccio alle imprese con l'avvento della crisi? Noi abbiamo un po' ribaltato alcune cose che stavamo facendo. Innanzitutto una politica che non è più una politica settoriale, ma una politica multisettoriale che si basa sul miglioramento dei fondamentali delle imprese, quindi attraverso l'innovazione, un'innovazione che non è solo la ricerca con la R maiuscola, ma diventa una diffusione della cultura di innovare anche all'interno di un processo produttivo magari molto, molto tradizionale, dove l'innovazione può fare la differenza in termini di qualità del prodotto, può fare differenza in termini di miglioramento dei costi e quindi alla fin fine aumenta la competitività in termini di qualità prezzo delle nostre aziende sul mercato globale. Poi ovviamente abbiamo potenziato e anzi ci siamo rivolti con tantissimi strumenti a sostegno dell'export per quanto riguarda le imprese che possono esportare i propri beni o i propri servizi. Ci sono però tantissime imprese che invece per una serie di motivi questo non lo possono fare. Penso ai settori quali quelli del turismo, quelli più tradizionali del commercio, dell'artigianato locale, via dicendo. Ecco, su quelli abbiamo fatto una politica anziché di esportare i prodotti, di importare i consumi, e quindi abbiamo incrementato in maniera significativa i turisti stranieri che vengono nella nostra regione proprio per rilanciare questa componente consumi che per tante piccolissime imprese è veramente fondamentale. È quasi vitale, insomma, il nostro paese ha così tante coste che è importantissimo questo aspetto. Ma volevo capire poi, in relazione a tutto questo vostro progetto, avete lanciato anche un portale, no? Un portale dedicato proprio agli imprenditori. Chi si può rivolgere a questo portale e quali sono le richieste principali che possono giungere? Il nostro portale vuole dare tutte quelle informazioni a un imprenditore che vuole continuare a crescere, quindi radicarsi ancora di più sul nostro tessuto produttivo, quindi in regione, o un imprenditore che vuole iniziare a essere imprenditore, quindi una start-up, o a un imprenditore che magari opera su altri mercati ed è posizionato su altre regioni o altri stati e può valutare strategicamente conveniente venirsi a localizzare in Friuli Venezia Giulia. Noi gli spieghiamo sostanzialmente qual è la realtà produttiva del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo 300.000 unità produttive georeferenziate sul territorio, si può conoscere quelli che sono i settori produttivi e quindi anche la distribuzione territoriale di questi settori produttivi per capire se si possono fare alleanze, se ci sono competitor, se ci sono servizi o se c'è una filiera compatibile alla propria produzione. Diamo poi tutte quelle informazioni su come iniziare
iniziare a fare azienda, su quelli che sono gli incentivi e i contributi, su quelle che è la fiscalità. Noi abbiamo una fiscalità che teniamo ovviamente bassa, bassissima, il più possibile compressa, proprio per incentivare e aiutare i nostri imprenditori, e poi tutti quegli strumenti che possono essere dalle pratiche, penso a quelle più complesse ambientali, agli incentivi per la formazione, ai contributi sulle assunzioni, sul lavoro, insomma dare tutte quelle informazioni che tante volte si ha difficoltà a reperire, proprio perché non si reperiscono, poi non si conoscono e non fanno la differenza. Ecco, ci ricordi l'indirizzo però a chi volesse accedervi? www.businessfvg.it. Abbastanza semplice, grazie. Certo. Grazie a voi.